Buongiorno, oggi nuovo esperimento, vellutata di finocchi e mela verde. Allora, abbiamo tagliato i finocchi, la mela verde e un po' di cipolla, la inseriamo insieme alla lama solita, la lama trita tutto. Ok, tutto giù. Aggiungiamo quello che c'era rimasto nel contenitore con un po' di brodo. Allora ho messo 300 ml di acqua e 300 ml di brodo di manzo. Io ho messo il Knorr perché mi piace il sapore. Aggiungiamo il sale, quanto basta. A fine cottura poi metteremo un po' di curcuma. Vediamo bene. Ok, sì. Zuppa. Via. Facile, no? E adesso aspettiamo. A 3 minuti dalla fine della cottura, il voluta comincia a tritare per fare la vellutata, prima a intermittenza e poi è interrotto. E voilà, terminato. Vi ricordo che quando cuoce il voluta butta ovviamente fuori il vapore da questo. C'è uno spazio qua, come vedete. Quindi l'ideale è accendere una cappa quando fate così. Allora, vediamo se spegne. Ok. Risultato. E voilà. Allora, io qui non ho messo la patata perché dopo mangiamo un purè, quindi senza eccedere, no? In patate. Però chiaramente se mettete una patata, come da ricetta peraltro, viene ancora più densa. Ora ci aggiungiamo un po' di olio e un po' di curcuma, perché a chi piace, o un po' di zenzero. Buon appetito!